Ciao a tutti, Radio Baiano stasera è a Nola Borderline, dove tra poco si esibiranno i Sacchi Sed. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, innanzitutto diteci un po' come è nato il vostro progetto e quali sono le vostre influenze musicali principali. Siamo nati nel 2010, influenzati da tantissime influenze musicali. Per cui infatti abbiamo fatto diversi dischi con diversi generi, diversi approcci, sperimentiamo parecchio. Qual è stato il percorso che vi ha portato alla realizzazione di questo terzo album, Hardcore Saloon? I precedenti. Qual è stato, durante la realizzazione dell'album, qual è stato il momento più soddisfacente, a parte il risultato finale, e qual è stato invece il momento più difficile? La parte più soddisfacente quando la porti in giro, si suona, la parte più brutta è quando si accasa. Ora vogliamo mettere un po' alla prova il vostro rapporto, la vostra amicizia. Pregi e difetti l'uno dell'altro. Di parte? È difficile questa. Parto io. Va bene. I suoi piedi sono di cassonetto. Voglio vedere immondizia. E questo è il mio difetto, basta, un pregio. Un difetto. Ma non è un pregio? No. Non ti piace? No, non molto. Devo dire io qualcosa di lui, vero? Se vuoi. Cattivo. Guarda, ha un solo grande pregio, che è proprio bello. T'ha fatto un bel complimento. No, non è vero, ha solo difetti. A raffica. Proprio a raffica. A tutti noi sono a raffica di difetti. Dopo questa serata a Nola, so che sarete in altri paesi del sud Italia a portare un po' in giro quest'album. Cosa deve aspettarsi chi viene ad ascoltarvi dal vivo per la prima volta? Per la prima volta, non solo per dirlo, per aspettarsi, nel senso che... Niente. No, non lo so. Chi ci vede la prima volta rimane molto, cioè, è ben colpito. Il vostro rapido. C'è chi vomita. E c'è invece chi è estasiato, qui non lo so. Il vostro rapporto col pubblico com'è? Buono, penso. Finora non ci ha picchiato nessuno. Ci si diverte spesso si sta tutti assieme a parlare. Fino a mattina. Preferite suonare sui grandi palchi o preferite l'ambiente dei piccoli club? Il piccolo è più figo di tutti, insomma, sia acusticamente che a livello di calore proprio della gente. Il palco è molto bello, la situazione, il contesto, il saper di essere su un palco, però in verità è molto dispersivo, non capisco dove cazzo serve questo palco, è un disastro. Cosa ne pensate del rock indipendente italiano attuale? Cioè, bellissime cose, come è un discorso un po' di gusto, per cui i gusti sono discutibili. Voi avete anche fondato un'etichetta, sì. Quindi quanto è difficile oggi rispetto al passato emergere? Sono domande importanti queste, però è una sintesi sensata, non lo so cosa si è cambiato in realtà, perché se guardo cosa erano le etichette che erano i personaggi che hanno fatto una certa etichetta, hanno fatto una vita che non è così facile, si sono trovati lì perché di colpo si è arrivati delle belle movimentate. E forse penso che c'è chi non ha voglia di fare una così movimentata, ed è chiaro, è anche capibile. Un'ultima domanda, tre buoni motivi per ascoltare i Sacchi Sed. Siamo fighi. Siamo belli, ha suggerito. Ma che terzo? Ci fareste un piacere. Non lo so. E qual è il terzo? Adesso andiamo bene. Magari vi piace più che magari.
fate un saluto agli ascoltatori di Radio Baiano. Ciao.